Benvenuta e benvenuto in questa meditazione per celebrare il solstizio d'inverno, Iule nel calendario celtico. Benvenuta e benvenuto nella stagione del solstizio, il momento ideale per rannicchiarsi al caldo, magari davanti a un fuoco scoppiettante, con una bevanda calda tra le mani, per riposare. Esattamente come tutta la natura attorno a noi sta facendo in questo momento. Questo è il momento di ricaricarsi, mentre il suolo si riposa e torna a diventare fertile, mentre i semi del nostro futuro sono a riposo, al caldo, nel buio del terreno, preparandosi a germogliare tra qualche mese. È un momento di mobilità, di calore, di riflessione. Quindi ora ti invito a trovare un luogo comodo, tranquillo, caldo, dove sederti o magari stenderti per qualche minuto per celebrare o onorare questo passaggio dell'anno, esattamente come per tantissimo tempo hanno fatto i nostri antenati e le nostre antenate. Mettiti comoda, comodo, e lascia che il tuo respiro piano piano ti guidi verso un rilassamento profondo del corpo. Con ogni espiro o sospiro dalla bocca, se lo desideri, lascia andare qualcosa di cui ti vuoi alleggerire. Con ogni espiro fai spazio e un passo dopo l'altro entra nella tua confortevole, rassicurante, comoda oscurità. Lascia che la fronte si distenda, le labbra si socchiudano, le spalle si rilassino e senti la terra sotto di te, il suo sostegno al quale ti puoi abbandonare completamente. E ora inizia a guidare e dirigere il tuo respiro. Inspira magari in 3 secondi ed espira dal naso magari in 5 secondi e continua per qualche volta. Inspira in 3, espira in 5. Con ogni espiro rilassa il corpo un po' di più. E se ti piace, immagina di scendere sempre un po' di più, a piccoli passi, verso quel luogo che è casa, verso il tuo cuore. Quel luogo dove ti senti completamente te stessa o te stesso, dove non hai paura, non hai preoccupazioni. Ora con gli occhi chiusi, con lo sguardo della tua mente, della tua immaginazione, vediti all'interno di un bosco innevato, nella prima luce della sera, con il bagliore bianco della neve che ricopre l'erba sotto di te e gli alberi attorno a te. Il cielo è scuro, blu, illuminato dalla luce bianco-argentata della luna crescente.
I rami degli alberi sono pesanti e leggermente piegati sotto la coltre spessa di neve. E in lontananza attorno a te i versi degli animali che popolano il bosco di notte, gufi, civette. E sul manto bianco le impronte di scoiattoli, volpi. Accanto a te scorre un ruscello di acqua cristallina, fredda, e puoi sentirne il suono mentre scorre. Sotto di te, sotto i tuoi piedi, invisibile ai tuoi occhi, sai che nuovi germogli di vita si stanno preparando a sbocciare da qualche parte nel caldo e nel buio della terra. Tutto è bellissimo, ti senti serena, sereno, caldo nei tuoi abiti pesanti, ma con il naso freddo. Davanti a te intravedi aprirsi un sentiero. E in qualche modo sai che quel sentiero è lì solo per te, che si aprirà solo al tuo passaggio e si richiuderà dietro di te, per poi riaprirsi al tuo ritorno verso casa. Allo stesso modo, con l'occhio della tua mente, con la tua intuizione, sai che in fondo a quel sentiero qualcuno ti aspetta, qualcuno che è lì solo per te, qualcuno che ti ha invitato e che forse ha dei doni per te. Il tuo entusiasmo e la tua allegria crescono e piano piano, un passo dopo l'altro, ti avvii lungo il sentiero, osservando gli alberi attorno a te, sentendo la neve soffice e il suo rumore, il suo scricchiolio sotto i tuoi passi, e continuando, accompagnata e accompagnato dal suono dell'acqua e dai versi degli animali notturni attorno a te che ti accompagnano. Sai che questo incontro che stai per fare è speciale, ti senti fortunata. Mentre avanzi lungo il sentiero tra pini, abeti, piante di agrifoglio. E dopo alcune curve, passaggi più stretti tra gli alberi, arrivi a una radura, un punto in cui il bosco si apre, e al centro di questa radura un grande focolare, un fuoco scoppiettante. Ti avvicini per osservarlo e per riscaldare le tue mani e il tuo naso con il calore di questo fuoco. È bellissimo osservare questo fuoco rosso, arancione, giallo, sopra un manto di neve bianca, con il cielo blu notte, indaco, e la luna argentata crescente nel cielo sopra di te. E mentre pensi questo e ti riscaldi piacevolmente davanti al fuoco, noti che di fronte a te c'è una persona. È una guida, è la tua guida, è lei che ti ha invitato qui, è lei che devi incontrare oggi. Osservala. Immaginala, sentila. Guardatevi negli occhi, riconoscetevi. E dopo qualche attimo di profondo incontro dei vostri sguardi,
La guida si avvicina a te e ti porge una bevanda calda con la quale ristorarti, la tua bevanda calda preferita. Assaggiala, sentine il sapore, mandala giù deglutendo. Forse cioccolata calda, un tè, o una bevanda speziata alla cannella, zenzero, miele. Prenditi il tuo tempo per immergerti nelle sensazioni di questo luogo accogliente. E mentre bevi la tua bevanda calda, con lo sguardo verso il fuoco, le fiamme scoppiettanti, metti se riesci a lasciare andare qualcosa di questi ultimi mesi, di quest'ultimo anno, che non ti serve più, che non vuoi continuare a portarti sulle spalle nel nuovo ciclo che si sta aprendo oggi. E osservalo scivolare via, come bruciato e trasformato dal fuoco. Tieni con te le esperienze e la saggezza che ti hanno arricchito in questo anno e restituisci all'universo quello che non ti serve più, non ti dà gioia, non ti ha fatto crescere. Lascia che si disperda nell'aria, nell'etere, come le scintille di questo fuoco scoppiettante. Ora hai finito la tua bevanda, restituisci la bellissima tazza alla tua guida. E la tua guida si allontana un attimo, ma solo per ritornare da te con le mani piene di doni, di piccoli, bellissimi, dorati pacchetti. E tu sai che questi pacchetti contengono qualcosa di molto speciale, di unico, pensato solo per te. Non sai cosa sia, ma sai che in qualche modo cambieranno il corso di questo anno. Ora la tua guida ti porge il primo pacchetto. Lo apri, lo scarti. Ed è il dono della leggerezza. Contiene tutto quello che vuoi lasciare andare. E se non lo avevi ancora fatto, getta fisicamente o simbolicamente il contenuto di questo pacchetto nel fuoco, perché le fiamme lo trasformino. Può essere un pensiero, un'emozione, un'abitudine, una situazione, un modo in cui vedi te stessa o te stesso che non ti piace più. Prenditi il tempo che ti serve per liberare e per imprimere la leggerezza in ogni cellula del tuo corpo. E se ne hai bisogno, fai le domande che ti servono alla tua guida per comprendere questo dono e per farlo tuo. Quando il tuo tempo con il primo dono è completato, la guida ti indica il secondo pacchetto.
è il dono della visione, il dono del sogno, è la chiara visione di quello che tu, la tua anima, desidera per questo inizio di un nuovo ciclo, di un nuovo anno. Aprilo, guardalo, prenditi il tempo che ti serve per comprenderlo, per farlo tuo. Può essere qualcosa che sapevi o qualcosa che ti sorprende. E se ne hai bisogno, parlane con la tua guida, falle tutte le domande che ti servono per comprenderlo e integrarlo dentro di te. Quando sei pronta, la tua guida ti porge il terzo e ultimo regalo. È il dono della mappa, di tutti gli strumenti e di tutte le prove che affronterai per realizzare la tua visione nel nuovo anno. Tutti questi strumenti sono già dentro di te. Comprendi che sei perfettamente in grado di realizzare i tuoi piani, la tua visione, e che questo è un risultato naturale della tua anima. Non c'è niente di impossibile, nulla da temere. Tutto quello che stai vivendo e tutto quello che vivrai, la tua anima lo ha pianificato prima di venire sulla terra. E tutto quello che ti serve ti è già stato dato. Apri il terzo regalo, osserva questa mappa. Osserva quali saranno i prossimi passi che compirai per realizzare la tua visione nel nuovo anno. Chiedi alla guida se ne hai bisogno per essere certa e certo di avere compreso bene. E rilassati, perché tutto quello che ti serve è già lì davanti ai tuoi occhi. Ringrazia la tua guida per i doni, per averti accolto qui, per averti trasmesso la sua saggezza, averti aiutato nel piantare i semi della tua realizzazione, della tua visione e della tua felicità nel nuovo anno. Ringrazialo per i tre doni di leggerezza, di visione, e per la mappa che ti ha dato per realizzare la tua visione. Sappi che puoi tornare qui dalla tua guida ogni volta che lo desideri nel corso dell'anno, per sostegno, per chiarimento. La tua guida sarà sempre qui, pronta ad aiutare. E ora preparati a uscire dal bosco lungo il sentiero che si riapre davanti a te per accompagnarti a casa. Porta con te i regali.
pronta e pronto a piantare i tuoi semi nel terreno caldo, buio, fertile e a riposare mentre aspetti che germoglino. E ora, alla fine di questo sentiero che si richiude alle tue spalle, ancora con gli occhi chiusi e il corpo rilassato, fai un bel respiro profondo. Un altro respiro, forse ancora più profondo. E piano piano, con i tuoi tempi, ritorna a muovere il corpo dalle estremità, le dita, magari a massaggiare il viso e aprire gli occhi nel buio dei palmi delle mani, appoggiate sopra il viso, sopra gli occhi. E quando ti senti pronta, pronto, piano piano, sorridi e apri gli occhi. Buon solstizio d'inverno.